Sono arrivati tanti giovani che ci hanno chiesto: ah, ma è una cosa tipo Vinted, nel senso che loro hanno conosciuto prima l'app della cosa reale, ma è questo il valore aggiunto, che l'usato ormai è decisamente qualcosa da perseguire, qualcosa di utile, però il fatto di poterlo fare di persona e di conoscere le persone non è una cosa da poco. Una piccola Portobello in salsa retina, o per dirla all'italiana, un mercato di Porta Portese. Anche Arezzo ha così il suo punto fermo, il mercatino delle pulci. Decisamente, però io direi con un'aggiunta sociale, cioè avevamo chiaro in mente l'idea di far stare insieme le persone e di lavorare sul benessere e sulla cittadinanza. Un mercato nato 12 anni fa come svuota soffitte, oggi diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli aretini, ma non solo. Possiamo dirlo a gran voce perché soprattutto per questa edizione sono rimaste fuori centinaia di persone, le richieste iniziano ad arrivare da tutta Italia, la parola, diciamo, si diffonde, perché poi la cosa più curiosa è che moltissime persone ci chiamano proprio perché altri amici hanno fatto questa esperienza e quindi la consigliano. Il filo conduttore è l'usato, è l'uso consapevole, il riciclo e il riuso, ma tutto questo, lo scambiarsi, poi fa modo che lo scambio avvenga anche in termini umani. In tutto saranno 6 padiglioni per questa edizione. Ci sarà anche quello del vintage di qualità, dove ci sono proprio i negozianti da tutta Italia. Poi dopo gli svuota soffitte continuano a farla da padrona, per la maggior parte sono aretini, sono 500, ma come dicevamo prima, insomma, con centinaia di persone veramente rimaste fuori questa volta. Come sempre, tante anche le collaterali. Siamo qui nel nostro corridoio vasariano, perché qui ospitiamo l'Expo artistica, ma soprattutto le tantissime raccolte fondi, nel senso che ci sono almeno una ventina di associazioni della città che in quella giornata raccoglieranno fondi per le loro attività.